Bentornati di nuovo sul mio canale, ragazzi. Bentornati, veramente benvenuti. Allora, cosa andremo a fare quest'oggi? Come leggete il titolo, cosa andremo a fare? Torniamo questa serie, ragazzi, che mancava da tantissimo tempo, ragazzi. Ma da tantissimo tempo che mancava questa serie. Torniamo con l'operaio dell'Enel, dell'elettricità, della ditta Enel, che conoscete tutti. La ditta Enel è quella che fornisce l'elettricità in tutta Italia, insomma, quindi una cosa così, stiamo controllando un po' la bolla, le manutenzioni che dovremmo fare a delle cabine elettriche, di intervenire alle cabine elettriche quest'oggi, questa puntata insieme a me, ragazzi. Quindi stiamo controllando a vedere un po' la bolla, sono un po' di zone dove dovremmo andare a visitare. Sto un attimo ancora aprendo il furgone per vedere se ci hanno caricato l'attrezzatura, che adesso andremo a prendere per mettere dentro il furgone. Questa è la nostra azienda, siamo sotto i portici della nostra azienda dell'Enel. Quindi saremo da soli perché sono piccoli interventi di manutenzione, quindi non servono tanti operai o tanti colleghi. Quindi siamo da soli. Siamo questo bellissimo furgone, un Renault Master. Questo furgone è un po' che viene usato anche dall'Enel nelle realtà, ragazzi, che mi sono informato prima. Usa anche un po' questi furgoni, un po' di Doblò e auto, però usa anche furgoni del genere. Poi vabbè, andremo più... Ragazzi, se vi piace questa serie fatelo sapere sotto nei commenti. Se vi piace arricchirò anche il parco macchine del servizio Enel, ragazzi. Quindi stavo un attimo controllando, vedete questo bellissimo furgone, se lo faccio vedere. Infatti che oggi piove, una giornata piovosa. Cioè, raga, a noi piove sempre, la giornata piove sempre. Non lo sapevo niente. Ok, finiamo di controllare la bolla. Intanto dobbiamo aspettare che ci forniscono un'attrezzatura per fare questi piccoli interventi di manutenzione alle cabine elettriche. E niente, ragazzi, aspettiamo un attimo che ci caricano. Eccoci qua, ragazzi, a posto. Allora, carichiamo questo pacco qua. Questi sono i piccoli pezzi di ricambio che ci serviranno per fare questi piccoli interventi alle cabine di manutenzione della cosa. Nel frattempo è anche smesso di piovere, sta mezzo... tirando una mezza burrasca di vento, quindi un po' un tempo anche posato per lavorare. Però ragazzi, che camma fa, cioè, fa per forza. Ok ragazzi, ho depositato il pacco dentro. Chiudiamo le porte del nostro Renault Master. Così, apriamo sempre il nostro pannello che comanda le porte. Tac. Mettiamoci la cintura perché la sicurezza è importante. Allora, vediamo bene il nostro tablet. Apriamo un po' la nostra mappa a destinazione dei punti da intervenire quest'oggi con l'Enel. Allora, dobbiamo intervenire alla cabina. Alla cabina. Dov'era la cabina? Signora, però, si sposti. Che cos'è? Ok, mettiamo questa freccia. Ok, ragazzi, a posto. E cominciamo questo servizio con l'Enel. Abbiamo preso la nostra attrezzatura che ci servirà per operare, per fare questi piccoli interventi di manutenzione. Purtroppo, raga, il tempaccio capita tutto a noi. Sembra che dobbiamo fare interventi fuori. Anche pure l'altra volta con l'altra bellissima serie, con l'operaio comunale. Sempre quando piove sempre. Oggi siamo un po' con l'operaio dell'Enel, questo Renault Master. Molto, molto bello, però, da dire, questo furgone. Molto bello. Poi, ragazzi, se vi piacciono queste serie di vita reale, io le continuerò a portare. Poi tornano anche tutte le serie. Tornerà anche la protezione civile, ragazzi. Tornerà tutto. Ve l'ho detto anche l'altra... Oddio, però ho sbagliato perché mi sa che mi devo mettere qua. Aspetta, fortuna dietro non c'era nessuno. Quindi ve l'ho detto, il live non so, ma torneranno in formato video, quindi in single player. Come vi sto portando adesso queste serie di vita reale, ragazzi. Quindi tutte le serie torneranno, vediamo un po' di organizzarmi ancora qualcosa di fare con la protezione civile. O con altre serie che ho in mente, ragazzi, da portarvi. Quindi manca 681 metri alla meta del nostro primo intervento di oggi. Fatto qua brutto tempo oggi, tempaccio qua, però il tempo si è calmato, quindi... Ah, guarda i colleghi, forse devo fare qualche intervento con la scala, devono fare. Ok. Torniamoli, va. Che sta a fa qui? Che sta a fa? Oh, ma come guidate? Oh, io non lo so, va. Cioè, io a basilico proprio. Ok. Mettiamo la nostra freccia. E niente, ma anche a 372 metri, quindi mo vediamo, sarà qualche cabina qui però comunque, qualche cabina intervento qui, cabina elettrica che comunque gestisce un po' le zone, perché è divisa zone le cabine, c'è un quartiere che c'ha una sua zona di cabine, quindi dovrebbe essere qua, eccola qua, sì, questa dovrebbe essere, questa cabina qua grigia,
Ok, mettiamoci qua, ragazzi. Tac. Mettiamo qua, parcheggiamo. Apriamo lo sportello dietro. Perfetto. Ok, scendiamo. Allora, dovrebbe essere questa cabina qua che vedete, questa di fronte qua, dovrebbe essere, quindi. Allora, prendiamo la nostra attrezzatura. Ok, raga, abbiamo preso questo zainetto, praticamente qua abbiamo la nostra attrezzatura per intervenire, per riparare questa cabina. Vedete, ci sono due cabine, una più grande e una più piccola. Dovremmo vedere bene cosa sia successo. Quindi adesso ci collegheremo tramite tablet. Tanto posiamo. Zaino lo poso qua. Apriamo il tablet e vediamo cosa è successo, perché noi ci possiamo collegare tramite tablet remoto per vedere cosa sia successo. Intanto fa un freddo qua a sto tempo. E ragazzi, vediamo un attimo il tablet. Vediamo cosa ci dice il tablet. Allora, lo stiamo visionando. Siamo al nostro primo incarico, quindi col servizio Enel. Faccio piccola attenzione alle cabine elettriche. Quindi qua, raga, queste due cabine comandano un po' tutto questo. Non diciamo tutta la zona, ma all'incirca, tipo alcuni quartieri, alcune cose. Viene comandato da questa centralina. Vedete, raga, stiamo consultando bene il nostro tablet. Vediamo, mi disse un attimo, devo intervenire, perché da qui possiamo valutare il sistema se funziona al 100% a pieno regime, o qua ci dice il sistema se ha dei piccoli errori da intervenire. Vedete un attimo che il nostro giovane qua sta girando il tablet, perché manco lui sa cosa deve fare. Bene, ok, abbiamo individuato il problema. Abbiamo individuato il problema. Ok, ragazzi, stiamo intervenendo. Vedete, sta facendo qualcosa dentro la cabina il nostro giovane, il nostro operaio qui dell'Enel, operaio nel siamo oggi. Vedete, ragazzi, sta facendo qualcosa, non lo so, sta tipo tirando dei cavi, da quello che vedo. Stiamo mettendo dei cavi, sta facendo delle ingiunzioni, cavi, perché si è danneggiato qualcosa, quindi dovremmo fare un cablaggio nuovo. L'attrezzatura l'abbiamo, quindi stiamo intervenendo sulla prima cabina elettrica, poi dovremmo vedere anche sulla seconda. Nel frattempo non so cosa stia facendo. Bravo giovane, guarda come lavora lui, che solo lui sa lavorare, bravo, bravo. Vediamo un po', dopo dovremmo controllare col tablet se effettivamente l'errore è stato ripristinato. Ok, vediamo un po' se adesso la prima cabina è ok. Vediamo un po', fallo un attimo vedere. Ok, la prima cabina l'abbiamo sistemata, quindi a posto. Controlliamo quest'altra cabina, vediamo un po' cosa c'ha. Vediamo un po', ragazzi, colleghiamoci un'altra volta. Vediamo un po', interveniamo più. Vediamo un po' cosa sta facendo. Ok, ragazzi, sta facendo qualcosa. Non lo so, sta tipo dando una martellata. Forse c'è un problema. Forse di stabilità. Vediamo un po'. Se è così, diamo anche un'altra martellata. Che dobbiamo vedere qua. Queste due cabine ci hanno fatto un po' sudare. Soprattutto quella più piccolina. Quella grande non tanto, ma quella piccolina ci ha fatto sudare. Ok, vediamo un attimo. A posto, raga. A posto. Abbiamo sistemato. Riposiamo. Ah, oddio, aspetta, raga. Ok. Ma lei, scusi, a petto nudo va. C'è una bufera, a petto nudo va. Io non lo so. Vabbè, raga, cioè non lo so proprio sta gente. Che fisico comunque, cioè fisico a petto nudo. Ok, raga, richiudiamo le porte. Allora, ragazzi, mettiamoci nostra cintura, mettiamo la nostra freccia e andiamo all'altro punto di intervento della cabina. Dobbiamo andare su un altro punto intervento. Allora, qual era? Anche l'altro mi sa dovrebbe stare vicino alla città, la cabina un po' più principale, quella che comanda un po' tutto. Dai, forza però. Andiamo, io non c'ho tempo da perdere qua. Cioè, io non lo so. Wow, guarda questo come si è messo, va. Cioè, ah, oh, va. Andiamo. Io non c'ho tempo da perdere qua, cioè. Si sta a fa pure una certa qua, cioè, già è tardi. Cioè, se. Cioè, come funziona? Ok, boh, è rosso, ma ci dobbiamo fermare per forza. E niente, raga, facciamo anche un altro intervento di cabina, di manutenzione giornaliera. Che comunque l'Enel fa, controlla le cabine, manutenzioni anche. Quindi a una abbiamo dovuto mettere il cablaggio nuovo, che avete visto, va a tirare i cavi. Stava mettendo il nuovo cablaggio, che si era un po' danneggiato con il tempo, l'usura dei cavi. Della quarta cabina abbiamo dovuto fissarlo sul muro, perché qualcuno l'aveva tipo danneggiata e se ne stava cascando un po' verso la strada. Quindi abbiamo dovuto mettere un tirante con dei chiodi fissato al muro. Guarda, guarda questi che sbattono avanti a me. Ma io non lo so, va. Cioè, bella Subaru intanto qui in brezza. Mamma mia. Quindi, cioè, io non lo so, ragazzi. Oh, a proposito, raga, facciamo la benza qua. Cioè, io non lo so. Dobbiamo mettere la benza perché qua sono il capo. Dice, che fai? Cioè, non fai la benza? Ok, raga, facciamo carburante perché siamo a secco. Il carburante ci serve. Sì, grazie, mi fai il pieno? Gentilmente, grazie, molto gentile.
Allora, aspettiamo che fa il pieno, ragazzi, questo, perché tanto qui il signor benzinaio, che c'è anche lui un fisico, fuori c'è una bufera, pioggia, vento, lui, anche lui a maniche corte. Ma vabbè, raga, vuol dire che lo so, non soffiamo il freddo qua. Vabbè, raga, tanto stiamo facendo il pieno perché dobbiamo farlo, raga, perché dobbiamo fare anche gli interventi notturni, quindi il furgone deve fruttare, dobbiamo fare il magazzino. Abbiamo viaggiato, quindi deve essere bel pieno. Poi comunque l'azienda ci dà la multicard dell'azienda, quindi dobbiamo sfruttarlo queste cose qua. Dai, giovane, sbrighi, io non c'ho tempo da perdere. Grazie, le do la carta. Perfetto, grazie mille. Ok, raga, abbiamo fatto il pieno al furgone. Allora, la prossima cabina dovrebbe stare qua. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere nei dintorni qua. Sì, l'ho trovata, ragazzi. Dovrebbe essere vicino alle cabine telefoniche. Intanto vedete anche una Fiat Uno, la bellissima, stupenda. E una Subaru qua in brezza. Ah, due Subaru addirittura. Fiat Uno, quindi perfetto. Salve, salve. Allora, vediamo un po'. Quindi questa cabina qua, ragazzi, dobbiamo fare. Intanto qua la gente sfreccia come se non ci fosse un domani in questa città un po' folle. Sono un po' tutti folli, sono. Tutti folli. Ok. Perfetto, scusate, ma mi lo metto qua. Mettiamoci le quattro frecce. Mettiamo le quattro frecce. Allora, mettiamoci qua. Apriamo soltanto, ragazzi, uno sportello. No, questo qua, apriamo quello di là. E mettiamoci con i stradali. Mettiamo dei coni stradali. Signore, io lo metto con i stradali qua, se deve andare, va bene? Forza, circoli. Ok, ragazzi, ho messo, vedete? Vabbè, sì, vabbè. Ho messo dei coni, vedete? Anche una barriera che delimita comunque che stiamo operando qua in questa zona perché dobbiamo intervenire qua a quelle cabine vicino a queste due cabine telefoniche. Vedete, comunque la gente. Ma vedo che comunque lo evita, buono, buono. Prendiamo la nostra attrezzatura, che qua ci serve un'attrezzatura un po' diversa. Ok, ragazzi, abbiamo preso la nostra valigetta tecnica, che qua ci serve un po' un attrezzo diverso e che dobbiamo intervenire su questa cabina qui. Molto piccola, ragazzi, quindi questo è l'ultimo intervento che andremo a fare oggi. Quindi molto piccola la cabina. Allora, posiamo un attimo la nostra cosa per terra. Ok, ragazzi, qua stiamo facendo dei punti di saldatura. Che si era un po' scollato, un po' qualcosa, quindi anche con l'umidità filtrava dentro e poteva danneggiare l'impianto e l'apparecchiatura elettrica. Quindi stiamo dando un punto di saldatura. Mi raccomando, non guardate, perché so questo può dare fastidio. Il nostro giovane qua salda, diciamo, un po' come vuole lui, diciamo, salta proprio come vuole lui, diciamo. Quindi, però, va bene. L'importante è che stiamo facendo il nostro lavoro, che l'azienda è soddisfatta, che anche il cittadino, che così non abbiamo dovuto staccare l'elettricità. Quindi. Niente, ragazzi, non abbiamo dovuto staccare neanche l'elettricità, quindi possiamo intervenire praticamente tutto quanto. Quindi dai, dai. Perché, raga, qua se non diciamo, si spacca una cabina, fa blackout generale, tipo un quartiere senza elettricità. Poi cioè, la gente ormai senza elettricità, ragazzi, non si fa nulla. Quindi. Ok, ragazzi, abbiamo anche riparato questa cosa qua. Quindi, perfetto. Adesso raccogliamo tutta la nostra attrezzatura qua. Allora, prendiamo questo. Prendiamo pure questo, prendiamo questo, togliamo anche la barriera, la mettiamo dentro, riportiamo dentro tutta l'attrezzatura. Insomma, quindi, ok, mettiamo qua, perfetto. Possiamo salire sul nostro furgone. Chiudiamo le nostre porte. Ok, mettiamoci sulla cintura, ragazzi. Andiamo al deposito, che il deposito stavolta è tutta un'altra parte, ragazzi. Il deposito, dobbiamo andare. Dov'era? Dobbiamo andare qua. Ok. Per fortuna è pure verde. Mettiamo la nostra freccia. Guarda questo con sto scooter, guarda. Cioè, non lo so, va proprio vandalo. Ok, ragazzi, ci vediamo appena arriviamo al nostro magazzino. Allora, eccoci qua, ragazzi. Abbiamo giunto il nostro magazzino. Praticamente adesso mettiamo la nostra freccia qua, è sempre rosso, guarda. Cioè, non lo so, guarda. Tanto qua abbiamo un'altra bellissima Peugeot 206 dietro di noi proprio, quindi. Non so cosa vuole fare con questa Peugeot. Cosa vuole fare? Mi vuole superare? Sì, devo girare a destra. Cioè, non lo so, guarda. Io non so che deve fare con questa Peugeot. Ok, è verde. Perfetto. Allora, dov'era il nostro magazzino? Allora, quel semaforo lo hanno disattivato, c'è un motivo. Se l'hanno disattivato. Ah, ok, eccoci qua, raga. Il nostro magazzino siamo arrivati.
Ok, possiamo lasciarlo qua. Ok. Ok, scendiamo. Ok, ragazzi, abbiamo ripreso la nostra valigetta, attrezzatura da riconsegnare al nostro magazzino. Ragazzi, spero che questo episodio con l'Enel, che tornerà con altri episodi, con altre riparazioni, oppure altro parco macchine, fatemi sapere sotto nei commenti se questa serie vi può piacere, quindi arricchiremo anche il parco macchine dell'Enel, quindi spero che vi sia piaciuto veramente questo episodio. Ragazzi, tornerà altre serie di mod vita reale, altre serie di simulare la vita reale, torneranno tutte le forze dell'ordine, tutte le serie, ragazzi, non preoccupatevi, ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima live, qui su Xpazzo X, ragazzi, sotto in descrizione, tutti i link, mi raccomando, spolliciate in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ragazzi, dai, seguitemi su Instagram, Telegram, Discord e Facebook, ragazzi, vi aspetto perché sui social sono molto più attivo, ragazzi. Sì, vabbè, anche sul caso attivo, ma lì, ragazzi, farò delle storie, quindi saprete in anteprima cosa farò, se porterò live, video e soprattutto che serie porterò e con chi ho committo con altri. Quindi, ragazzi, non mancate di seguirmi anche su Twitch, ragazzi, mi raccomando, perché lì il canale non lo abbandono, perché porterò gameplay di altri tipi di gameplay, tipo farming, Euro Truck, tutti i tipi di gameplay al di fuori GTA. GTA rimarrà soltanto sul canale principale qui su YouTube. Detto questo, ragazzi, grazie di essere stati con me. Un bacio e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.